Acireale in caduta libera, la squadra del presidente Palella si fa male da sola nella sfida contro il Savoia. Era fondamentale non perdere la scia sulle altre squadre che lottano per non retrocedere. Al Tupparello il Savoia vince 3-2. Alla fine, contestazioni del pubblico rimasto fuori, il match si è giocato a porte chiuse, silenzio stampa e la conferma da parte della società per il tecnico Marra, la cui panchina traballa. Nel mirino della critica più i calciatori che il mister, a dire il vero. La partita. Match debole di emozioni fino alla fine del primo tempo. Infatti qualcosa di effervescente da raccontare arriva solo allo scadere. Il Cobra Gaetano Romano porta in vantaggio il Granata con una bellissima punizione che si procura, calcia e manda direttamente in rete. Si va a riposo con la Cireale in vantaggio per 1-0, ma tra il primo ed il secondo tempo Sasa Amura striglia i suoi e nella seconda frazione di gioco gli ospiti in due minuti ribaltano il risultato. Il pareggio del Savoia arriva con Padulano, aiutato da un fraintendimento tra il portiere Romano e il difensore Milluzzo. Ma è solo l'inizio della disfatta della Cireale. Appena due minuti dopo la difesa cese si distrae ancora. Padulano in aria si supera, cross in acrobazia verso Vicentin che si fa trovare pronto per ribadire in rete 1-2. La Cireale è l'occasione per riportare il match in parità. Rabbeni al minuto numero 16 finisce a terra in aria dopo un contatto con Pallonetto. Calcio di rigore, ci pensa ancora l'attaccante Gaetano Romano a riportare il sereno con un tiro centrale e teso che spiazza Vitiello, 2-2. Il pari potrebbe anche bastare, ma al 28esimo minuto la Cireale va ancora sotto. Su calcio d'angolo, colpo di testa di Salvatore per il 3-2 per la squadra di Amura. Noi sapevamo che era una partita difficilissima. Noi stiamo cercando di arrivare quanto più presto possibile ai fatidici 42 punti per una salvezza tranquilla. A me dispiace tantissimo per la situazione in cui si trova la Cireale, ma sono convinto che si possono tirare fuori senza problemi. Molta delusione tra i tifosi che hanno contestato giocatori e dirigenza all'uscita dallo stadio dopo aver comunque sostenuto durante 90 minuti la squadra dall'esterno. E pensare che prima dell'inizio era stato chiamato anche un prete per benedire il campo, ma neanche l'aiuto divino è servito, almeno per questa partita.